Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vedremo un prisma in vetro flint. Il vetro flint è un vetro molto denso, è un vetro pesante ed è utilizzato spesso per fare esperimenti in fisica e anche per produrre lenti doppietti o tripletti acromatici per la correzione delle aberrazioni. Qui vediamo questo prisma utilizzato per vedere lo spettro della luce, per vedere l'arcobaleno. E il fenomeno si vede bene, appunto, perché questo prisma, questo materiale, questo vetro di Flint, ha un indice di dispersione particolarmente elevato, indice di rifrazione. Qui vediamo appunto questo prisma. Vedete che cambiamo l'inclinazione, si vedono i vari colori dello spettro. Vediamo il rosso, vediamo se vedete il blu. Qui invece vediamo una fibra ottica. La fibra ottica è in grado di trasmettere la luce da un punto a un altro punto. È un componente ottico molto usato. Ecco, qui vediamo che stiamo illuminando un punto e sotto vedete che si vede la luce. Quindi con la fibra ottica possiamo portare la luce da un punto a un altro punto. Esistono fi fibre ottiche che trasportano luce e altre fibre ottiche che vengono utilizzate per le immagini. Altre ancora trasportano segnali digitali per trasmissioni in telecomunicazioni. A noi interessa la fibra ottica per utilizzo per trasportare la luce o eventualmente per trasportare immagini. Vedete come funziona? Buona visione e ci vediamo per il prossimo nostro video. Grazie.